Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV. Dopo qualche giorno che mi hai lasciato solo, torna con noi il mitico Beppe Marconi. Avevo un po' da fare, campagnolo. Ho buttato giù un po' di piante, dove mettere a posto, dai. Hai visto che con le sagre che cosa è successo? C'è stato questo sit-in. Ho visto. Insomma, dopo la cottura sulla pizza, perché o sceglievano la pizza o sceglievano la carne, però se dopo metti la carne non puoi mettere la pizza, insomma, c'è questo, pare che il presidente della commissione diceva di depennare, da ogni menù depennava sempre la pizza, che hanno visto sagra per sagra, no? Tutti i menù. E quindi i comitati dicono: ma la pizza serve più per i bambini, insomma, per far mangiare anche le famiglie intere. Poi i comitati si sono riuniti, il comitato si è riunito e ha deciso di scioperare, cioè di scioperare, di dire basta, non facciamo più niente. Ma con questo atteggiamento che pensano di fare i ristoranti d'estate? Io penso che se lo scodino, se lo levi dalla testa. Chi va alle sagre sta alle sagre, non va nei ristoranti. Chi va alle sagre vuole un qualcosa di diverso, vuole il mega complesso, vuole il complesso ordinario, vuole ballare. E sicuramente non lo capisco questa cosa. Invece di fare ricchi commercianti faremo poveri le associazioni che si occupano di sociale, che si occupano di sport, che si occupano di tempo libero, e quindi di conseguenza questa città perderà ancora ulteriormente altre cose, perché voglio vedere l'amministrazione comunale se deve andare a gestire tutte le manifestazioni, le società sportive che vengono fatte a livello di paese, perché in città non c'è più niente, vedi Battifolle, vedi Fatta Firmina, vedi Ponte alla Chiassa, vedi tutto questo. Dove, chi li gestirà? Se non ci sono entrate, chi li gestirà? Si autofinanziano generalmente i genitori per far giocare i propri figli e per far sì che queste società vivano? Ci penserà l'amministrazione comunale, il che dubito, visto che le strettezze economiche sono sempre maggiori. Oppure vogliamo far vivere questi volontari che togliendo dello spazio alla propria tempo libero, trovando lo spazio anche qualche volta alle proprie attività, si danno da fare per far sì che queste cose sopravvivano. A me sembra che siamo in un mondo di pazzi oggi, veramente un mondo di pazzi. E anche i nostri amministratori che si mettono insieme a questa categoria, mi sembra che, e anche le categorie economiche, non li capisco, perché poi, come dicono loro, e giustamente dicono anche, ma noi la merce la compriamo tutta qui, il giro d'affari lo diamo tutto al comune d'Arezzo oppure a livello locale. E poi tutto questo giro dove andrà a finire? Nei ristoranti, scordiamocelo. Poi sai che è stata fatta l'obiezione durante la riunione della commissione sagre, e hanno detto allora tutte le manifestazioni del cibo in strada, no? Gli hanno detto, hanno ragione, no? Gli hanno, dalle categorie economiche, da una categoria economica in particolare, che è poi quella che, diciamo, sì, le organizza soprattutto, dice però loro, chi partecipa a queste manifestazioni col cibo in strada, le tasse le pagano. E perché le associazioni non le pagano? Io faccio dichiarazioni di redditi, faccio professionista, anzi le faccio fare ormai allo studio, perché io non le seguo più, ma tutte le associazioni pagano le tasse che devono pagare. I commercianti paghino le tasse che devono pagare, le associazioni hanno una legge speciale, la 398, alla quale logicamente tutti aderiscono, e con la 398 pagano le tasse che devono pagare, pagano la SIAE che devono pagare, quindi ognuno paga quel che deve pagare, perché se non le pagassero sicuramente avrebbero delle problematiche, visto che ci sono dei controlli anche a livello fiscale nelle sagre. Non ho capito perché questo. Hanno degli obblighi anche loro, hanno obbligo di presentare il bilancio, hanno obbligo di approvarlo da parte dell'assemblea dei soci, hanno degli impegni ben precisi. Quindi se poi mi dicono che le sagre pagano molto meno rispetto all'attività commerciale, ma questo purtroppo la legge è quella. Allora modifichiamo la legge e diciamo alle sagre: no, tu verrai tassato come viene tassato una normale attività imprenditoriale. E allora a quel punto lì le sagre si dovranno adeguare. Ma non è che dicono che non pagano le tasse, loro pagano le tasse che sono dovute, perché in base a quello che incassano pagano le tasse che sono dovute, dichiarano quello che devono dichiarare. Quindi non ho capito questo atteggiamento così, che sembra che le tasse le paghino soltanto i commercianti e gli artigiani. Le tasse le pagano tutti, come dovrebbero pagare tutti, e anche le sagre pagano le tasse che devono pagare. C'è la legge 398 che gli dà un imponibile ben preciso sull'incasso che fanno e versano quello che devono versare. Poi non fanno gli sconti fiscali? Non li fanno perché non li devono fare, perché la legge prevede che non li debbano fare. Se non sta bene ai commercianti, perché loro li devono fare, facciano modificare la legge dicendo anche le sagre devono fare sconti fiscali.
non è che dipende dal comune, non è che dipende dal comune, non è che dipende dalle sagre, dipende dalle legislazioni così come adesso, che le sagre rispettano, te lo dico io, rispettano. E quindi di conseguenza basta con questa storia che loro pagano le tasse, tutti pagano le tasse che devono essere pagate. Ma senti, per fare un po' il buonista, il pascere della situazione, ma una soluzione non potrebbe essere, senti come te la butto là, se ridi prima. Rido prima, no, rido perché non so se è una cosa potrebbe essere fattibile. Oh, è chiaro che qui la pizza la faranno i volontari, non so chi la fa sta pizza, le signore che ci sono in queste frazioni, ma fare un accordo, chiaramente con un clima diverso, perché ci sono stati degli eccessi, no? Ovviamente si può protestare, però offendere, comunque aggredire verbalmente come è accaduto, si è anche scusato il presidente del comitato Sagre Sisi, perché insomma quelle sono scene che no, non dovevano accadere. Quindi con un clima più disteso da tutte e due le parti, non si potrebbe trovare un accordo proprio con queste associazioni di commercianti e coinvolgere magari alcuni ristoranti, magari andando a ruota ogni anno, cambiandoli, per anche partecipare a queste sagre, come invece che pagare il fornitore X che rifornisce, che ne so, una sagra, che ne so, viene il pizzaiolo del ristorante X a fare la pizza. Non si può. Perché non si può? Scusa, ma quel pizzaiolo come fa andare lì? Come lavora? Ma lì come socio? Allora, no. Ma come socio come della dipendente della pizzeria, che la pizzeria, il datore di lavoro lo manda la sera. Perché non si può fare? No, tu non conosci le leggi, no, sul lavoro. No, non conosco le leggi sul lavoro. No. Non sono un pizzaiolo, scusa. Il dipendente di quella pizzeria va alla sagra volontario dopo l'orario di lavoro. Ma non si può lavorare al posto della pizzeria, non può andare di là? Perché? No. Deve fare una deroga. Chiedere all'ispettorato del lavoro una delega, andare dipendente dell'associazione, e quindi va lì. Cioè lui per conto della sua pizzeria non può andare a fare la pizza da un'altra parte? No, assolutamente no. E quelli che fanno il catering come fanno? È un'altra cosa. È un'altra cosa. Sono assunti direttamente da colui che fa il catering, il quale come attività è quello di fare ristorazione in loco, e quindi se li porta con sé dietro, ma non sicuramente il dipendente che possa. No, la manodopera non si può prestare, assolutamente. Non si può prestare. No. Va bene, quindi chiudiamo. Ho fatto una subito lezione per la fattura, te la faccio dopo. Dopo, allora, perché. Ma te l'ho fatta sia sull'associazione senza scopo di lucro, sia sul lavoro di dipendenti. Lei vuole monetizzare ogni cosa, tutto. Diciamo tutto. In questa città va monetizzato tutto. Non puoi dare gratis, perché altrimenti ti montano addosso. Ma sì, anche da? Coglione. Bravissimo. Bene, direi che quello che c'era da dire l'abbiamo detto. Sì. Forza, un appello al presidente Sag. Ascolta, no, una cosa. Non vi scoraggiate, forza. Facciamo una promessa. Se a me come carnevale, se mi fossi scoraggiato, non ci sarebbe più da un pezzo. Ecco, infatti. E facciamo anche una promessa, che quando inizierà adesso alcune di queste sagre, se inizieranno, facciamo l'SOS alla sagra. Volentieri, a tutte, andiamo a tutte. E sentiamo un po' quali sono. Vediamo i menu, controlliamo, perché secondo me poi a fare questi controlli non ci andrà nessuno. Cioè tu chi ci deve andare? La polizia municipale? No, all'inizio ci va la polizia municipale. E voi come li accogliere? Voglio dire che come li accogliere? Ma ci vanno un borghese. Sì, perché non li conosco. Io penso che non ci andrà nessuno. Comunque, sarà tutto la solita cosa che rimarrà un manifesto. È una cosa ridicola. Bene. Va bene. Ciao. Anzi, scusa, come diceva nel Sedaka. La massima finale. Te ricordi nel Sedaka? Quale canzone? Sì. No. No. Diceva ridicola. Perché lui era un po' straniero. Bene, detto questo, ciao a tutti.